Allora, con il professor Claudio Colosio, docente di medicina del lavoro all'Università di Milano, in questa 2 giorni organizzata da BIOS, qui all'hotel tra Marene e Cherasco, insomma, qual è l'esperienza che lei porta in questi 2 giorni? Ma dunque porto l'esperienza del mio centro, Centro Internazionale per la Salute Rurale di Milano, che è un centro di collaborazione dell'OMS per la medicina del lavoro specializzato in agricoltura. Noi lavoriamo praticamente in tutto il mondo e la principale esperienza che abbiamo raccolto è che tutto sommato l'agricoltura ha le stesse caratteristiche, le stesse problematiche nelle diverse nazioni, sia nei paesi sviluppati che nei paesi in via di sviluppo. Questo è molto interessante, secondo me. Ecco, allora, visto che è molto interessante, com'è lo sviluppo, insomma, qual è la strada da percorrere in questo senso? Ma diciamo che gli agricoltori nella maggioranza sono tagliati fuori dalla prevenzione. Non hanno medico competente, non hanno nelle aziende, soprattutto nelle piccole aziende, una tutela sanitaria adeguata. Per cui noi, anche seguendo le raccomandazioni dell'OMS, cerchiamo di ampliare la copertura della sorveglianza sanitaria in agricoltura. Si parla del 95% non coperto al momento, per intenderci. Cosa vuol dire, insomma, la valutazione del rischio chimico e allergico? Cioè, oggi parliamo di 2020, passi avanti ne sono stati fatti, quindi, insomma, anche i lavoratori possono, tra virgolette, stare un po' più tranquilli perché si sta lavorando? Ma diciamo che l'industria sta selezionando i composti meno tossici, che purtroppo tra l'altro sono spesso un pochino più costosi degli altri, e le modalità operative sono molto migliorate, per cui diciamo il rischio di intossicazioni acute è ridotto. In ogni caso l'uso di antiparassitari giustifica l'attenzione che stiamo dedicando al problema. Il problema delle allergie è che, non essendo dose dipendente, bastano esposizioni molto piccole per causarle, per cui diciamo giustamente gli organizzatori hanno messo particolare attenzione su questi problemi.